Al centro de esta tercera domenica de Pascua, c'è la esperienza del risorto fatta dai suoi discepoli, tutti insieme. Ciò è evidenziato specialmente dal Vangelo che ci introduce ancora una volta nel Cenacolo, dove Gesù si manifesta agli Apostoli rivolgendo loro questo saluto, pace a voi. Il saluto del Cristo risorto ci dà la pace, pace a voi. Si tratta sia della pace interiore, sia della pace che si stabilisce nei rapporti tra le persone. L'episodio raccontato dall'Evangelista Luca insiste molto sul realismo della resurrezione. Gesù non è un fantasma. Infatti, non si tratta di un'apparizione dell'anima di Gesù, ma della sua reale presenza con il corpo risorto. Gesù si accorge che gli apostoli sono turbati nel vederlo, che sono sconcertati perché la realtà della resurrezione è per loro inconcepibile. Credono di vedere un fantasma, ma Gesù risorto non è un fantasma, è un uomo con corpo e anima. Per questo, per convincerli, dice loro: guardate le mie mani, i miei piedi, le piaghe le fa vedere, sono proprio io, toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho. E poiché questo non sembra bastare a vincere l'incredulità dei discepoli, anche dice il Vangelo una cosa interessante, che era tanta la gioia che avevano dentro, che questa gioia non potevano crederla. Per la gioia, no, non può essere, non può essere così. Tanta gioia non è possibile. E Gesù, per convincerle, disse loro: avete qui qualche cosa da mangiare? Essi gli offrono del pesce arrostito. Gesù lo prende e lo mangia davanti a loro, per convincerli. L'insistenza di Gesù sulla realtà della sua risurrezione illumina la prospettiva cristiana sul corpo. Il corpo non è un ostacolo o una prigione dell'anima. Il corpo è creato da Dio e l'uomo non è completo se non è unione di corpo e anima. Gesù, che ha vinto la morte ed è risorto in corpo e anima, ci fa capire che dobbiamo avere un'idea positiva del nostro corpo. Esso può diventare occasione o strumento di peccato, ma il peccato non è provocato dal corpo, bensì dalla nostra debolezza morale. Il corpo è un dono stupendo di Dio, destinato in unione con l'anima ad esprimere in pienezza l'immagine e la somiglianza di Lui. Pertanto siamo chiamati ad avere grande rispetto e cura del nostro corpo e di quello degli altri. Ogni offesa o ferita o violenza al corpo del nostro prossimo è un oltraggio a Dio Creatore. Il mio pensiero va in particolare ai bambini, alle donne, agli anziani maltrattati nel corpo. Nella carne di queste persone noi troviamo il corpo di Cristo. Cristo, ferito, deriso, calunniato, umiliato, flagellato, crocifisso. E Gesù ci ha insegnato l'amore, un amore che nella sua risurrezione si è dimostrato più potente del peccato e della morte, e vuole riscattare tutti coloro che sperimentano nel proprio corpo le schiavitù dei nostri tempi. In un mondo dove troppe volte prevalgono la prepotenza contro i più deboli e il materialismo che soffoca lo spirito,
Il Vangelo di oggi ci chiama ad essere persone capaci di guardare in profondità, piene di stupore e di gioia grande per aver incontrato il Signore risorto. Ci chiama a essere persone che sanno raccogliere e valorizzare la novità di vita che Egli semina nella storia per orientarla verso i cieli nuovi e la terra nuova. Ci sostenga in questo cammino la Vergine Maria, alla cui materna intercessione ci affidiamo con fiducia. Regina Cieli Letare, alleluia. Quia quem meruisti portare, alleluia. Resurrexit sic ut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaude Letare, Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus pere, alleluia. Deus, qui per resurrezione Filii Tui Domini Nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus est. Presta questum ut super eius genitricem Virgine Maria, perpetue capiamus gaudia vitae, preunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis requiem aeternam dona ei Domine. Et lux perpetua luce. Requiescant in pace. Amen. Sic nomen Domini benedictum. Et sos nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Et caelum et terra. Benedicta vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Fratelli e sorelle, oggi a voi Feno in Madagascar viene proclamato beato il martire Luciano Botovasoa, padre di famiglia, coerente testimone di Cristo fino al dono eroico della vita, arrestato e ucciso per aver manifestato la sua volontà di rimanere fedele al Signore e alla Chiesa, rappresenta per tutti noi un esempio di carità e di fortezza nella fede. Sono profondamente turbato dall'attuale situazione mondiale in cui, nonostante gli strumenti a disposizione della comunità internazionale, si fatica a concordare un'azione comune in favore della pace in Siria e in altre regioni del mondo. Mentre prego per la pace e invito tutte le persone di buona volontà a continuare a fare altrettanto, mi appello nuovamente a tutti i responsabili politici perché prevalgano la giustizia e la pace. Con dolore ho ricevuto la notizia dell'uccisione di 3 uomini rapiti alla fine di marzo al confine tra Ecuador e Colombia. Prego per loro e per i loro familiari che sono vicino al caro popolo ecuadoriano, incoraggiandolo ad andare avanti unito e pacifico con l'aiuto del Signore e della sua Santissima Madre. Affido alla vostra preghiera le persone come Vincent Lambert in Francia, il piccolo Archie Evans in Inghilterra e altre in diversi paesi che
che vivono a volte da lungo tempo in stato di grave infermità, assistite medicalmente per i bisogni primari. Sono situazioni delicate, molto dolorose e complesse. Preghiamo perché ogni malato sia sempre rispettato nella sua dignità e curato in modo adatto alla sua condizione, con l'apporto concorde dei familiari, dei medici e degli altri operatori sanitari, con grande rispetto per la vita. Saluto con affetto tutti voi, pellegrini provenienti dall'Italia e da tante parti del mondo, le famiglie, i gruppi parrocchiali, le scuole, le associazioni. Saluto in particolare i fedeli della California. Come pure quelli di Arluno, Pontelongo, Scandicci, Genova Pegli e Vibo Valentia. I bambini della scuola Figlie di Gesù di Modena e il gruppo Amici di Paolo VI di Pescara. A tutti auguro una buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Classico augurio e la richiesta di preghiera che Papa Francesco tutte le domeniche ci rivolge, noi continuiamo il nostro dialogo. Abbiamo visto Antonio in piazza i gruppi citati dal Papa, ma in particolare quelli del Madagascar, ho visto la bandiera che io almeno non ricordavo, e quindi è anche un po' una